Un buon punto, quello conseguito dal Catanzaro contro la Paganese giunto al termine di una partita intensa, sofferta che ci ha visto prima in svantaggio e poi pareggiare all'ultimo minuto i ragazzi di Onigi ci hanno creduto fino alla fine anche se devo dire che hanno messo in campo meno grinta rispetto a quella a cui ci avevano abituati 1-1 il punteggio finale adesso attendiamo veramente con il batticuore la sentenza di mercoledì e poi di nuovo in campo contro la Casertana. Pareggio preso per i capelli, sì, ma la prestazione diciamo, è stata un po' meno un po aggressiva. Scarsa, un po meno il pensiero è alla sentenza di mercoledì e quindi sono... E eh lei non... dice che ha influito questo sì, sulla prestazione dei giocatori? Sì, secondo me sì, poi mancavano i migliori giocatori, quindi siamo alle solite. e Questa può essere ma una scusante. Buone, una buona panchina, no. mi dispiace. Sì, qualche come... lacuna tecnica e tecnica no, se a gennaio ci vuole qualche rinforzo in attacco e in difesa. Che e anche a centrocampo. A centrocampo, se rientra ai cardi, se, se Maita ritorna ai, ai livelli dell'anno scorso, c'è. Però consigliato, come si è messa la partita, ho consigliato le essenze che ci mancavano e il peggio da considerare d'oro. Quindi prendiamo buono questo punto, Speriamo portiamoci a mercoledì in tribunale comunque. Certo, certo. Non mi vergogno di essere giallorosso. No, no, no. no, 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 no te, ti devo dire la verità, no. perché come hanno giocato oggi proprio non era una eh nostra vabbè, squadra. Eh, ci sta, dai. Eh, ci no, mancavano no, delle, delle pedine importanti, no, dai. Ma indipendentemente da questo, guarda, non, ogni volta che si prendeva la palla... Sì. Si, la prendevano e, se, e, e, la, e, la, e, e la... basta non voglio dire niente perché mi sono innegato sei, su... sei un po', un po amareggiato no, amareggiato moltissimo perché noi abbiamo pareggiato su autocollo pure e eh beh certo, beh, eh. certo vabbè. ha giocato benissimo comunque dai benissimo. La metti, anche se mancavano tante persone beh, eh, beh deve giocare benissimo no benissimo ha giocato sono impegnati dai. prendiamo Ci per impegnati buono il bene. punto Bravo. però insomma secondo me non poteva essere altrimenti con una squadra rimareggiata eh, in questa maniera eh. anzi io vi dico vengo da, da, da Belvedere Spinello ah, non so però, se voi conoscete Belvedere Spinello è no, eh, che siamo di Ginevra ecco. come no cioè, mi aspettavo una partita maschia perché sì. la Paganese dopo il pareggio con il Lecce non ci potevamo aspettare, altrimenti. Una partita... sì. Sì. però un Catanzaro così rimaneggiato, aver pareggiato all'ultimo anche in maniera ro sì. rocambolesca. Pigliamo per buono questo Piliamo punto insomma, per e incassiamolo. Lo incassiamo e aspettiamo E, aspettiamo, tempi eh, migliori. Tempi migliori. e rientro delle pedine più importanti penso positivo è andata bene abbiamo rischiato di prendere il raddoppio e poi fortunatamente l'abbiamo recuperata diciamo che abbiamo visto anche un grande Nordi di oggi eh? diciamo di sì, ha fatto qualche intervento perfetto però consideriamo le assenze che c'erano e quindi vuol dire tanto portare in porto questa partita, questo pareggio questo pareggio, questo pareggio sì, è importantissimo bene, nella partita di Reggio si è vista la mancanza di gioco del reparto offensivo però giustamente noi che possiamo contare con, sempre sui giocatori infortunati, dobbiamo pensare anche sui giocatori che abbiamo a disposizione nel gruppo, nel gruppo, nell'organico della squadra. Ora dobbiamo aspettare gennaio per qualche rinforzo, si vuole, si. Sì, rinforzo, per ogni reparto, centrocampo, difesa e attacco. Diciamo che oggi la squadra non ha giocato come doveva giocare, sì, certo. per questo, per la, pure per la, per, la, per la sentenza che ci sarà mercoledì. Oggi dovevamo vincere per, per sperare che mercoledì non, non ci penalizzi. Non t -t 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 speriamo, speriamo bene. Sì, alla fine dovevamo non perderla. È andata bene, per fortuna, ce la meritavamo, pure il pareggio. E andiamo avanti così. Andiamo a Caserta. Siamo, speriamo di continuare la striscia positiva. Eh, poi magari con qualche innesto in più al mercato eh, Devo fare bene speriamo. Abbiamo visto un grande Nordi oggi Sì, sì, sì Complimenti a lui Sì, si è ripreso finalmente Beh, Ripreso Io direi che finalmente sta mostrando le sue capacità Però insomma io non credo che sia in corso in gravi errori Insomma, tu sommato No, non rispetto magari all'inizio della stagione E eh, ora sono ripresi un po' tutti bene. Dai Credo che sia stato un grande regalo a tutti i tifosi che oggi sono venuti allo stadio, numerosi nonostante il freddo e probabilmente hanno avuto ragione quelli che sono rimasti a casa perché non è stato un grande spettacolo, però accontentiamoci, un punto a Natale è un punto guadagnato. Qualche innesto a gennaio a questo punto pensa che sia d'obbligo? D'obbligo no, ma probabilmente meglio che ci sia perché un regista, una punta vera, non, non guasterebbero. Certo, anche perché si è visto che quando mancano i titolari, insomma, le alternative tutto sommato ancora hanno bisogno di maggiore esperienza. Non abbiamo una panchina lunga, anche se i nomi ci sono, però è la qualità più che la quantità che viene a mancare. Effettivamente io personalmente ci credevo e ci credo tuttora che il Catanzaro pareggiava la partita abbiamo fatto una partita diciamo, perché loro hanno segnato subito quindi che vuoi senza attacco il Catanzaro poi alla fine si è ripreso diciamo che il nostro portiere è stato miracoloso sì. perché ha fatto due, due, miracoloso. due miracoloso, ha fatto interventi spettacolari sì. non meritavamo la sconfitta anche perché il Catanzaro ha giocato bene poi il nostro mister Dionigi ha messo le carte in regola ha messo tutti i suoi elementi che ha aggiustato bene quindi sì. abbiamo fatto una partita buona Abbiamo pareggiato una partita che per noi è una vittoria. Diciamo solo, come suol dire, ha indovinato i cambi. Ha indovinato i cambi. Ancora complimenti al nostro mister perché attualmente è uno dei migliori della 16. Sì, sicuramente meno intensità delle altre partite. Devo fare i complimenti comunque alla Paganese che ha fatto un'ottima un partita. Ecco, sì, noi eravamo molto rimaneggiati, abbiamo ormai questo problema che ci portiamo da molte settimane ma devo dire che tutto sommato il pareggio è stato giusto per come abbiamo poi spinto se non altro con poca lucidità però con molta intensità nel secondo tempo purtroppo i giocatori che abbiamo infortunati non si sostituiscono facilmente quindi secondo me è un pareggio tutto sommato giusto eh? faceva bene il nostro mister a dire di non sottovalutare la Paganese sicuramente una squadra che ha tenuto bene il campo molto tecnica ha giocatori davanti molto veloci e direi, come dicevo prima, tecnici. Quindi mi è piaciuta una buona Paganese, sinceramente, quindi un buon punto anche per noi. Abbiamo visto all'opera due portieri di categoria superiore. Sicuramente, Nordi ha fatto due gran parate: era come fare due gol e Gomisch, altrettanto, altrettanto ha, esatto. Quindi, 2 a due. Eh, tra Gomes sì. e Nordi sì, secondo sì, pareggio me. Pareggio fra due squadre pareggio fra due <ride> bravi veramente portieri. bravi portieri, grazie. Ale. Allora oggi abbiamo sofferto molto, però anzi abbiamo con quel portiere proprio che ha fatto un autogollo stupendo, abbiamo, abbiamo fatto un bel pareggio. Forza Beh, bravo, Giallo Rossi. Bravo, bravo, bravissimo. <ride> ci siamo di, ci siamo, anzi, ci siamo difesi, visto le sì. tante assenze che avevamo. Es. Prendiamo questo buon ponte e eh guardiamo certo, avanti. Una, una partita comunque che non è stata avara di emozioni, pur giocata un po' con meno aggressività, come sì, spesso sì, sì. sottolineato. Sì, sì, però ritorneremo più forti adesso che ritorneranno anche Big, per Letizia, Infantino, eh. Kunzi. Le assenze c'erano, è inutile eh. dimenticarle. Sì. Qualche regalino sotto l'albero di Natale, inteso come qualche innesto, lo desidererebbe? Presidente, io mi accontenterei di un semplice attaccante che mette la palla dentro e abbiamo una buona squadra. È perché pensavamo di essere meglio, tutto sommato. Ah, tutto sommato, portiamo a casa un bel punto, questa partita è stata emozionante, abbiamo visto all'opera due bravissimi portieri. Sì, indubbiamente, non sono molto esperta, però contribuiamo a dare un qualcosa alla città ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato questo pareggio che secondo me insomma, è importantissimo e devo dire che oggi il Catanzaro ha avuto un supporto in più. Io oggi sono qua in qualità di dirigente del Ricino Milani, abbiamo portato tutta la scuola ah, eh, grazie al progetto Il Catanzaro sale in cattedra. Ecco, Quindi eh, il Ricino Milani, Vabbè, il Catanzaro sale in cattedra è un progetto che viene fatto in collaborazione con, sì, con la società, la società e per avvicinare i ragazzi allo sport per cui forza giallo rossi sempre Impegno, molta eh, partecipazione alla gara collettiva diciamo. Certo. Un bello spettacolo vedere il tifo giallo-rosso esprimersi con tanto calore. Il tifo è meraviglioso veramente, eh, un tifo caldissimo, eh, certo. sempre molto sentito, composto, composto assolutamente, secondo le regole. Certo, bisogna condividere questi momenti all'insegna dello sport e bisogna indirizzare i ragazzi alla pratica sportiva per agevolare la loro crescita. Certo, soprattutto i valori educativi che sono quelli che noi cerchiamo di trasmettere anche a scuola perché questa è stata un'iniziativa scuola-calcio. Eh, Forza Catanzaro, eh, vorrei salutare due persone, mio zio e mia zia di Ok, okay ciao.